Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il mio salotto letterario virtuale. Oggi siamo a Caserta con Francesco Suppa. Ciao Francesco, Ciao benvenuto. Paolo. Francesco è giovanissimo, come potete vedere dalla sua stessa immagine. 24 anni, giusto, se non ricordo Sì, male l'età. ad ottobre. Ad ottobre, quindi 23 ancora, neanche 24, beato te. Io ne ho più del doppio. Dunque, Francesco è alla sua prima pubblicazione. Io però, come tradizione, la primissima cosa che chiedo al mio ospite è di raccontarci, come dire, qualcosa di te, anche perché mi sembra di capire che soprattutto i tuoi studi, quelli che stai conducendo attualmente, hanno molto a che vedere con questo tuo libro di cui parleremo oggi, quindi è anche importante dirlo, secondo me. Prego, Francesco. Sì, diciamo che in concomitanza con l'università l'ho iniziato a scrivere, però io, a dirti la verità, provengo da studi tecnici, quindi molto differenti dagli studi che sto perseguendo adesso. E niente, diciamo, ho iniziato a scrivere questo primo romanzo agli inizi dell'università e diciamo in quei tempi mi stavo, diciamo, affiancando a quello che erano gli interessi per quanto riguarda già di Freud, della psicologia, però mi interessavo molto di letteratura, filosofia, leggevo Dostoevskij, Kafka, quindi immagini classici e mi affiancavo a queste letture. Così poi un giorno, cioè, come se niente fosse, mi affiancai appunto a pensare di scrivere qualcosa, pensare di mettere, diciamo, su carta le mie idee però vicino a quello che erano dei pensieri, come ti ho detto pure prima, esistenziali, e quindi ho iniziato a scrivere questo primo libro, diciamo questo, Che si intitola Diario Diario Empirico, Empirico. che già il titolo secondo me è evocativo anche appunto di tematiche che ovviamente con la psicologia hanno sicuramente a che vedere. Ecco, io la prima domanda che ti farei è proprio perché questo titolo? Ricordiamo che è un romanzo, è importante dirlo È questo. difficile, allora, quello che penso io da esperienza soggettiva ti posso dire che è molto difficile affiancare quelle che sono delle idee a psicologia, diciamo filosofia pure, per quanto io ne sappia. E devo dirti che è empirico, secondo l'empirismo è, diciamo, ed esperienza in poche parole, per fartela breve, e quindi è riconducibile a un'esperienza a diario, perché comunque l'esperienza si scrive su un diario, per dire. E quindi mi venne questa idea di appunto soffermarmi su Diario Empirico, e alla fine è stato appunto questo diciamo, il titolo del libro. Il E titolo. devo dire. Cioè, no, prego, prego, scusa. Sì, Continua no, pure, diciamo ne continua sono pure. contento, perché comunque, a parte il fatto che mi sono basato su un'esperienza, ora diciamo non vado nel complesso, però ti dico che la psicanalisi torna molto indietro sui passi di quella che è l'infanzia, e quindi dovevo creare una sorta di storia, una storia che si basasse, diciamo, su quella che poi è riconducibile a una sorta di infanzia, e quindi anche per questo diario. Anche perché io non sono, a parte vabbè, averne detto così, diciamo per passione, per interesse personale, non sono assolutamente un esperto di psicologia. Quello che ti posso dire però è che tra le poche cose che ho capito della materia, che ovviamente è estremamente complessa e ha tante sfaccettature, aggiungo io, è che molte delle nostre... Io non so se chiamarle abitudini, se chiamarle aspetti caratteriali, se chiamarli aspetti della nostra personalità, affondano le radici proprio nel periodo dell'infanzia. E un'altra cosa che credo di aver capito, poi magari ho capito male, sia chiaro, è anche che molto spesso non ne siamo per nulla consapevoli di questo. Cioè Sì, non diciamo. Sì, è vero. ce ne rendiamo conto, non lo associamo a questo, non lo riconduciamo, meglio ancora a questo. Sì, è verissimo. Infatti, per farla brevemente, Freud affondava le sue radici per quello che era l'infanzia, però non è solo l'infanzia, perché comunque ci sono esperienze che si vanno comunque negli anni a mettere, diciamo, ad affiancarsi alla persona, e quindi la forgia. E poi ci sono da vedere non solo gli aspetti, lo sai, biologici, ma anche per quanto riguarda gli aspetti sociali e quant'altro. Perciò, però mi soffermai inizialmente su questo, anche perché, proseguendo gli studi, lo sai com'è, si capiscono più cose. Inizialmente potevo solo affiancarmi a Freud, perché era, diciamo,
il padre in un certo senso, e quindi affiancarsi a lui era molto più semplice. E mi affiancai a quelli che erano gli studi esistenziali, quindi filosofici, letterari, e alla fine ci ho messo un po' di tutte e due le cose, basandomi logicamente su quello che conoscevo. Interessante anche perché credo che, guarda, io credo che la psicologia chi più chi meno interessi un po' a tutti, e quindi questo sicuramente potrebbe essere uno spunto molto interessante che offri a un tuo lettore potenziale. Io dico sempre che, scusatemi, l'autore deve sempre Problema. e comunque mirare oltre che a quello che è il proprio, diciamo, ambito sociale, amici, conoscenti, colleghi, via dicendo, deve soprattutto mirare a conquistare il suo pubblico tra coloro che non ti conoscono. Non sto dicendo che chi ti conosce ti compra o legge il libro per farti un favore, assolutamente, però è chiaro che, come dire, secondo me bisogna puntare a una, come dicevo, a un pubblico più ampio che vada al di là di quella che è la propria cerchia. Usiamo questo termine. Ecco, questo libro, chiaramente non ne dobbiamo svelare troppo. Io dico sempre la presentazione non è fatta per raccontare il libro, ma neanche per sogno, anzi, sono io il primo a bloccare l'autore o l'autrice se mi rendo conto che, passami il termine, va troppo oltre, cioè sta rivelando troppo, questo voglio dire. Però, ecco, magari vediamo qualche spunto sul libro, anche perché affronta tematiche di tipo esistenziale ed è, credo, un aspetto interessante questo. Allora, se devo svelare poco, posso dirti che, a parte il fatto che non mi piace svelare molto del libro, però ti voglio dire che parlando di tematiche esistenziali mi sono soffermato, sul tempo, su, diciamo, l'agonia che corre dietro l'uomo, in poche parole, alla solita Dostoevskiana, in poche parole. E niente, diciamo i fardelli che sono l'esistenza, lo sai come. E ho fatto in modo che il tempo corresse in un certo qual modo dietro l'uomo, però non solo il passato, ma che gli corresse dietro pure il futuro, perché in un certo qual modo deve essere, de si deve in un certo qual modo alienare, perché deve sentirsi perso, in poche parole. E quindi è una tematica forte, difficile da, non dico capire, ma accettare più che altro, perché critica, a me piace molto, cioè mi piace molto estremizzare le cose, però non significa che sia vera, però mi piace estremizzarla perché in un certo qual modo entra in maniera più facile al lettore, diciamo, la questione, estremizzandola. Penso che tu, cioè, capisca bene la situazione che intendo dirti. C'è una cosa che ci tengo molto a dire, mi permetto di spezzare una lancia in tuo favore. Magari qualcuno sentendo questa descrizione, questa tua piccola presentazione, potrebbe pensare di trovarsi davanti ad una lettura un po', diciamo così, difficile o complicata. Invece non è assolutamente così. È una lettura molto scorrevole questa di questo libro. E questo va detto perché non vorrei che qualcuno pensasse, ah, ma questo è un libro fatto per, diciamo, esperti della materia, un libro No, non è così certo che no. scientifico, insisto, è un romanzo, tra l'altro una lettura scorrevole, questo perché uno dei doni, secondo me, che deve possedere un autore è proprio quello, anche quando si scrivono saggi scientifici, attenzione, ma anche quando Certo. si scrivono romanzi, quello di anche saperti presentare argomenti anche magari complessi, difficili, perché questo è un argomento non semplice, in modo però anche scorrevole e soprattutto mi permetto di dire un'altra regola fondamentale, mai annoiare, perché Bravo. se uno scrive qualcosa Allora, che detto posso tondo, uno dirti che leggendo s'annoia e non ci scusa, siamo, per quanto ragazzi. riguarda i primi riscontri che sto avendo, posso dirti che la lettura è molto fluida, così mi dicono, diciamo, amici, parenti e persone che mi hanno conosciuto. Il fatto è che tu quando scrivi, e tu lo sai sicuramente bene, non vai a entrare in concetti che magari non hanno nemmeno senso descriverli, ma nella storia, essendo una storia, un romanzo, tu vai in un certo modo a delineare quindi degli aspetti, però facili da capire, ma persino per la persona che scrive. Quindi non vedo la complessità. La complessità magari sta nel fatto solo di, non dico accettare, ma avere, diciamo da esterno vedere quello che stai leggendo senza avere dei preconcetti, perché io non ho la verità in mano, però ti sto in un certo modo portando dei temi e voglio farteli conoscere. Non sto dicendo che io ho la verità in mano, infatti non No, sarà mai così. Che certo, no, non poi i puoi temi pensare. esistenziali, lo sai, sono,
diciamo, difficili da accettare perché risalgono a quando ci furono le guerre, quindi estremizzarono quello che era la persona e tutto quello che faceva, lo sai? Lo sai perché Esatto. poi sicuramente, cioè, tu hai scritto un libro che si trova in mezzo alle guerre, quindi. Diciamo che, sicuramente, guarda, una delle cose più difficili, apro una piccola parentesi, la chiudo subito, è proprio quando tu scrivi un libro ambientato in un'epoca diversa da quella in cui tu vivi, le Bravo, cose più assolutamente. difficili è proprio quella di, come dire, saper dare voce, ma soprattutto in qualche modo insinuarsi nel pensiero di una persona che vive una certa epoca, perché continua a dire, cioè, io non posso, parlando come è successo soprattutto, forse non intanto in questo, ma nel libro che lo ha preceduto, non Sì. posso ragionare oggi come ragionava una persona che viveva nel 1930. Sì, c'erano sicuramente persone più all'avanguardia, tutto quello che vuoi, però era un altro mondo, cioè le conoscenze erano altre e la mentalità soprattutto era altra. Ma figurati, Ed è sì. una cosa difficile sulla quale bisogna, non dico solo studiare, ma proprio è difficile anche immedesimarsi, Sì, che è è quello che difficile mettere quel mantello di 100 anni fa, cioè è difficilissimo. difficile. Capire appunto che, ne so, ad esempio per quanto riguarda l'industrializzazione, adesso invece c'è un flusso continuo, diciamo, di divenire, quindi le persone sono sempre molto più veloci per quanto riguarda la tecnologia adesso, e prima invece era molto differente. Quindi tantissime cose. Io mi permetto di dire, per esempio, visto che oggi viviamo immersi nella tecnologia, E so, guarda, ti soltanto. posso anticipare una cosa, non Prego, vorrei, prego. però ho finito appena di, cioè non adesso, penso verso febbraio-marzo perché ho un po', con le date mi perdo un po', però sono riuscito a scrivere qualcosa sull'epoca contemporanea ed è molto Ah. difficile, dato che non per giudicare, perché non sono una persona che si affianca molto a giudizi, però vedo troppi rosa in giro e pochi, diciamo, i romanzi che parlino, in poche parole. Diciamo, cioè, questa è un'altra questione. Sarebbe Diciamo, stato un altro dibattito molto mi colpisce molto il cuore perché le persone si perdono in quelli che sono, diciamo, tematiche superflue, in poche parole, ovvero seguite da influencer, lo sai com'è, e quindi non dico uno schifo, però è una cosa molto, diciamo, difficile da accettare. E voglio spoilerarti tre cose: capitalismo, consumismo e tecnologie. Ecco, Anche cosa è basato. perché soprattutto la tecnologia applicata al mondo della comunicazione e dell'informazione, io te lo dico perché prima ho fatto la battuta, c'ho quasi il doppio degli anni tuoi e ti Sì. posso dire che ne ho 47, ne ho compiuti proprio l'altro giorno. Grazie. Quello che dico io è questo: oggi l'accessibilità che abbiamo all'informazione, anche soltanto rapportata, non dico, non sto parlando di chissà quanto tempo fa, sto parlando di più o meno 10 o 15 anni fa. C'è un abisso incredibile, perché prima un'informazione che oggi trovi con un click, prima poi bisogna vedere qual è, se l'informazione è giusta o sbagliata, ma quello è un altro C'è discorso. un'altra cosa da vedere. È molto diverso. C'è da vedere un altro aspetto, il fatto che prima, diciamo, ci fosse poca informazione in giro, dava alle persone modo di affiancarsi a quello che era lo studio di qualcosa. Adesso le persone, ora ti porto un esempio, si affiancano, in un certo qual modo talmente poco a quelli che sono, diciamo, degli studi, non dico uno studio come universitario, ma studi di capire qualcosa. A livello generico, che avendo, diciamo, internet vanno lì e fanno tutto facilmente, credendo di sapere tutto perché non si sa tutto, ma è bruttissima questa cosa perché ti trovi a parlare, lo sai, sicuramente di aspetti con delle persone che magari sanno solo il titolo di quella cosa, che ne so, parlando di storia per dirtela tutta, sanno Mamma mia. storia, collegano qualche cosa che sanno e. È bruttissimo questo tipo di Il problema informazione. grosso è che quando l'informazione è tanta, e oggi più che tanta oserei dire infinita, Sì, il certo. grosso è la capacità di saper discernere tra, Bravo. visto che se ne parla tanto, delle famose fake news, Le fake tra news. l'informazione giusta e l'informazione sbagliata, perché il problema è che appunto circolando tante cose, circolano purtroppo anche tante cose sbagliate. Poi, io lo dico da appassionato di storia, questo, attenzione, le fake news non è che sono nate con internet, vi garantisco che la storia è infarcita
di falsi, di dogmi, di notizie messe in giro apposta per fuorviare l'opinione pubblica, addirittura per indirizzarla in una certa direzione, in un certo percorso. Per cui non è che sia nata con internet. Diciamo che internet gli ha dato una mano Certo, sì. d'aiuto, ha velocizzato la sua diffusione. Questo sì, Sì, per assolutamente. quanto riguarda le propagande, sappiamo che i sociologi sono molto bravi, ecco qui, sono molto bravi a fuorviare quello che sono alcuni argomenti per farli credere a quella che è la massa. Cioè, per quanto riguarda, adesso posso dire prima, adesso è molto più facile, però diciamo i concetti li conosciamo. Guarda, un piccolo, io non do mai consigli agli scrittori, l'unico che mi sento di dare è questo: quando scrivete su un certo argomento, su una certa epoca, su una certa questione, documentatevi bene, non date retta alla prima cosa che trovate sul web, perché potreste tranquillamente incappare dell'informazione sbagliata. E poi, soprattutto, questo è qualcosa che come autore ti costa molto, perché ti costa molto in termini di credibilità. Poi, guarda, la fiducia. In generale, questo vale non solo per gli scrittori, ma adesso stiamo parlando degli scrittori. Quando la fiducia è difficile da conquistare, ma è facile da perdere. Sì, è verissimo. Quindi questa è, diciamo, qualcosa. Guarda, perdeteci un po' di tempo in più. Io dico sempre: abbiate fretta, perché sono cose sulle quali va ragionato, bisogna documentarsi, bisogna Sì. A soprattutto studiare. Una parte curiosità. il fatto che basterebbe solo studiare giusto un po', perché alla fine adesso dipende di che news parliamo, però se ti vai a documentare di un qualcosa andando indietro su libri, saggi o qualsiasi cosa essa sia, lo sai, puoi trovare sicuramente, diciamo, un approccio, non dico gerarchico, ma che comunque ti dia un, diciamo, un'idea di quello che tu vuoi sapere, questo in poche parole, perché andando su internet e scrivendo la prima cosa è facile incorrere in quello che tu dici, le fake news, è normale, le persone fanno soldi su questo, lo sappiamo bene Altro ormai. che, altro che. Una curiosità, questa tua storia, senza, continuo a dire, Bilanciarmi troppo. svelarne troppo, ci sono dei protagonisti in particolare, senza, comunque, continuo a dire, svelarne troppo, dei personaggi che la popolano, che in qualche modo sono più significativi di altri? Il protagonista. Allora, in poche parole, senza espormi troppo, Certo. la storia è, te l'ho detto già, è quella del protagonista. Quindi il protagonista fa una sorta di ricerca in sé, e alla fine, diciamo, la storia è proprio sua, in poche parole. E diciamo, gli altri protagonisti sono visti molto come terzi, ma molto, diciamo, distanti da lui. Quindi penso che possa essere lui l'unico, in poche parole, diciamo, importante. Diciamo, il centro, diciamo che la storia, la trama ruota attorno Sì, a questo certo, perché comunque personaggio. è una ricerca di sé, quindi gli altri al massimo fungono per quelli che sono, diciamo, dei pesi sulla vita, sulla storia di quello che poi accadrà o sarà stato, o è stato, in poche parole. Io, seguendoti anche un po' sui social, anzi, tramite i social siamo entrati in contatto, ho visto che hai pubblicato a volte non tanto, io non li chiamerei degli spezzoni, li chiamerei proprio delle singole frasi Sì. di questo libro. Ecco, almeno una ce la puoi leggere qua. Poi, ovviamente, se qualcuno vuole leggere le altre, potrà sicuramente anche loro entrare in contatto con te tramite i vari social su cui sei Sì, presente. mi devi dare solo il momento di trovarla, solo un attimo. Certo, ci fai assolutamente Perché? con comodo. Sì, perché allora, non mi aspettavo di dover. Allora. Domanda, il bello della diretta. Sì, no, no, comunque. Allora, ne trovo una basata sul tempo, dato che. Allora, penso di averla trovata. Qua. Allora, diciamo che, tornando in me e dicendoti già a prescindere che è una frase,
diciamo, non ovvia, ma che non vuole dire niente più che altro, perché alla fine è una frase che parla del tempo. Ora bisogna vedere in maniera soggettiva quanta influenza abbia in un certo qual modo sul peso della persona. Quindi non deve significare niente, deve significare tutto. Quindi se non va letto non si può prescindere in poche Certo, parole, questo voglio esatto. dire. Sì. Ok, te la leggo. Vai pure. Allora, inizia con un'esclamazione. Ah, il tempo. La mia condanna. La condanna di chi sa. La condanna pur di chi finge di non sapere. Un altro minuto passa. Chissà in questo momento chi è felice, chi sta per morire. Il tempo scherza con noi e noi come imbecilli regaliamo il nostro a chiunque, come se fosse un dovere, come se fosse normale. Io ne ho paura, un altro minuto passa e chissà la mia vita quale forma prenderà. So solo che ogni azione in un attimo di tempo, come questo minuto, potrà cambiare tutto il resto. È strano, ma è così. Un solo minuto per la futura libertà. Un solo minuto alla totale disperazione. Il tempo scorre e con esso ce ne andiamo. Eh sì, Diciamo. sì, mi viene proprio da dire sì. Te l'ho detto, esistenziale, quindi è una sorta di percorso che la persona sta facendo, quindi è difficile pure inquadrarlo. Quindi, se non va a letto, una persona potrebbe prescindere una cosa, capire una cosa piuttosto che un'altra, però. Ritengo che questa sia la frase che credo debba essere letta in poche parole. A proposito di leggere il tuo libro, per leggerlo bisogna comprarlo. Dove si può trovare? Su Domanda di Amazon. servizio su Il primo Amazon. servizio è Amazon in formato ebook cartaceo, ma da come posso, diciamo, in un certo qual modo suggerire, io suggerirei sempre di prenderlo in maniera cartacea perché. Anch'io. Perché l'approccio cartaceo fa bene in tutti i sensi, è stupendo avere un libro in mano. Guarda, io dico Eppure un sempre che... ricordo più che altro, eh? Un No, ricordo. io dico sempre questo, capisco benissimo la comodità dell'ebook, ma ricosta pure meno, detto che è tondo, però per me il libro è cartaceo e quindi io Sì. chiedo sempre ai miei ospiti, esiste la versione ebook proprio perché so ci sono gli amanti di questo genere, però dovendo scegliere io Sentiamo. assolutamente punto sulla versione cartacea. Pure Ultimissima curiosità, ovviamente non ti chiedo nient'altro se no non sì o no a questa ultima domanda. Scriverai ancora qualcos'altro o magari lo stai già facendo? Sì o no e basta, eh? io. Ti posso dire sì, e già l'ho fatto. Ah, ok, perfetto. Però Quindi... voglio comunque in un certo qual modo non pubblicarlo. Oh. Mi interessa. Allora, lo sai come funziona? Ora è difficile. Penso che tu lo sappia bene, è difficile affiancarti a quella che è una classifica di scrittori e voglio vedere il mio valore dove, diciamo, può arrivare attraverso i concorsi, perché se vinci un concorso non significa. Ora sappiamo che magari persone potranno in un certo qual modo, non dico pagare, però farsi aiutare, però vincere concorsi secondo me è un modo per portare quella che è il tuo valore e quindi il secondo andrà là. Benissimo, è una delle tante strategie che ci sono nel mercato editoriale. Io ne approfitto per ricordare che con diversi ospiti, perché io ho sempre ospitato per lo più, anzi nella quasi totalità dei casi, autori e autrici, Sì. però ho avuto miei ospiti anche in alcune occasioni, su mia richiesta, degli esperti del mondo editoriale. Parlo di agenti, parlo di editors, parlo ieri addirittura anche una... Finalmente sono riuscito ad avere anche un libraio, anzi una libraia in questo caso perché ci tenevo anche a questa chiacchierata, con il quale appunto abbiamo parlato tra gli altri anche della questione legata alla promozione, al Com'è marketing, alle l'approccio? varie strategie. Ecco, io rimando al mio canale per vedere questi video e vi dico soltanto una cosa, io non sono un esperto di marketing editoriale, per questo mi sono avvalso come dire... del supporto, anche dell'intervento che è stato fatto a titolo di amicizia da queste persone.
Però una cosa è certa, qualunque strategia seguiate, una di queste è quella sicuramente dei concorsi letterari, anche lì sapendo scegliere in quali andare, precisiamo sempre, che è importante dirlo anche questo, però è veramente importante la strategia del marketing e della promozione letteraria, perché come dicevo prima, se un autore non si promuove, si deve impegnare in prima persona nel fare questo, attenzione. È assolutamente destinato a rimanere, come dire, in un angolo, perché ragazzi, ogni giorno di libri Dio solo sa quanti ne escono tra Troppi. autopubblicazione, piccola media editoria, grandi editori. E ovviamente, se un autore, soprattutto quando parte, diciamo, nel campo del medio piccolo, perché tendenzialmente si parte così, è ovvio che se non si impegna in prima persona, viene schiacciato da questo mare magnum, perché di pubblicazioni ce ne Libero. sono veramente. Io non so neanche se esistano delle statistiche certe. È ovvio, quest'ultima fase l'ha un po' Allora, una rallentata, però. statistica certa è il fatto che per quanto riguarda il lettore e gli scrittori sono più gli scrittori che i lettori. E questo è un altro punto che voglio citare, il fatto di essermi in un certo qual modo fermato perché vorrei esplorare di più quella che è la lettura. È importante che diciamo, uno scrittore, un futuro scrittore, si affianchi a quello che è una lettura importante. Attraverso solo la lettura puoi in un certo qual modo avere delle basi solide, non che si trovino in cielo. Guarda, se fosse possibile, cosa che purtroppo non lo è per ragioni oggettive, io inviterei come mio ospite una persona che tutti conoscono, si chiama purtroppo Gianni Rodari, perché comunque parlerei con lui di un libro che lui scrisse, credo, negli anni 80, però adesso non vorrei dire un'eresia, nel caso errore mio, che era intitolato in modo significativo 10 modi per insegnare ai nostri ragazzi a odiare la lettura. Cioè, a me piacerebbe veramente un confronto Ma con. forse ci hai fatto pure un post e Sì, penso di averlo letto, ti dico la verità. Non ricordo i punti, ci ho fatto un post, è però vero. l'educazione mi sembra ci serva molto, cioè incidi molto, diciamo, la persona, l'educazione e quindi la pedagogia in Assolutamente. poche Anche parole. perché questo libro, la cosa carina è che era proprio incentrato sui modi sbagliati. Sugli errori più comuni, 10, appunto erano 10 il titolo del libro, che si facevano, si commettevano nella scuola e Ecco, che ascoltati. inducevano i ragazzi a odiare la lettura. Io mi batto sempre contro la famosa frase: alla gente non piace leggere, alle persone non piace. Allora, nessuno discute che tutti debbano amare la lettura, ci può essere anche a chi non gli piace, ci sta, per carità, ognuno ha i suoi gusti. Però io credo anche che ci siano tante persone che non è che non amano la lettura. Probabilmente non gli è stato insegnato ad amarla, o peggio, sono stati commessi uno di quei 10 errori che Rodari individua e schematizza in modo, stiamo parlando di un gigante, di modo perfetto, che proprio, come dicevamo prima, nell'infanzia ci sono a volte tante questioni Tanti lavori. che poi si riflettono sulla personalità adulta. Ecco, probabilmente anche molti adulti che non amano la lettura, o anche i bambini che non amano la lettura, in questo caso ci sono uno o più di questi errori. Quindi, veramente, se un domani avessi l'occasione, purtroppo non ne conosco direttamente, ma di Guarda, parlare sarebbe interessante se me con un esperto lo di didattica lo farei con iniziassi. immenso piacere. Comunque, per il fatto della scuola, voglio precisare una cosa. Il fatto che comunque ci siamo portati a 100 anni da adesso un sistema scolastico che è vecchio e quindi magari, a parte il fatto che gli insegnanti sono maggiormente vecchi, non per qualcosa, figurati, però magari è il modello che è sbagliato, è il modello che insegnano ai ragazzi è proprio quello di avere, diciamo, quel mezzo, ovvero, che ne so, per dire italiano, per portare una prova avanti e non perché le possa piacere o gli possa piacere a qualsiasi ragazzo sia. Quindi è un approccio che penso sia sbagliato l'approccio, perché comunque, lo stavamo dicendo prima, l'ambiente in un certo modo ti forgia in una maniera proprio spropositata. Quindi penso Sì. che l'approccio scolastico sia molto sbagliato. Sì, no, ma è sbagliato, a volte è sbagliato quello, a volte è sbagliato. Io, poi vabbè, continuo a dire, sono. Intendere una persona come, diciamo, mezzo per poi buttarlo in un mercato per lavorare è bruttissimo. Quindi è un approccio che secondo me. Guarda, io una cosa, secondo me, cioè che poi, ripeto, sono tanti i problemi, io non sono assolutamente un esperto e non mi permetto di Mani. dare. Perché no, non sarei in grado né all'altezza di farlo. L'unica cosa che dico, a
volte ci vorrebbe un po' più di flessibilità e un po' meno rigidità. Tutto. Certo. Cioè, ecco, una battuta che io ho letto in alcuni testi proprio scientifici diceva: come facciamo noi a pretendere di insegnare oggi, 2010-2020, più o meno il periodo era quello, l'italiano, la letteratura come veniva insegnata nel 1950? Se tu ragioni così, sei fuori dal mondo. Tutto qua. Così come magari rovescio, Concordo. non andava bene l'insegnamento di oggi con un ragazzo del 1950. Ovviamente È vero, sicuramente il modello possibile doveva. Certo, per rendere lì. figura, il modello secondo me scolastico non dico dovrebbe cambiare, ma come hai detto tu, essere un po' più flessibile per quelli che sono i modelli contemporanei. Cioè, i ragazzi non riescono a stare più di 5 minuti senza un aggeggio, quindi credo che comunque tu debba in un certo qual modo affiancarti a quelle che sono le esigenze di adesso. Non dico tralasciare i libri, però non so, essere flessibili magari pure sull'approccio, perché sembra più un distanziamento che un avvicinamento a quello che è l'approccio scolastico. È Certo. un'autorità più che. Sì, la si vede il professore come autoritario, quindi. Anche su questo ci sono tanti studi, anche su questo avrei seri dubbi. Diciamo Sì. che un tempo, ecco, nel 1950, faccio per dire, era così, forse anche quando ho studiato negli anni 80-90. Oggi, oddio. No, autoritari intendo che si vede come autorità, nel senso che si rispetti per quella cosa. Mi sa che è andata via la Che linea. Aspetta, ecco tutto. è andata via No, la no, linea. c'è stato un momento. Sì, volevi dire qualcosa? No, prego, No, no, prego. stavo ascoltando veramente. No, quello che dicevo io, non dicevo autorità nel senso di forza o di diciamo autoritario, dicevo Non autoritario. autorevolezza, che Bravo. sono due concetti Sì, diversi. Un tu c'hai tempo ragione. si puntava sull'autorità, oggi devi puntare sull'autorevolezza, se no hai finito. Potrei fare la tua bella lezioncina, ma poi non ottieni molto. Quindi diciamo che un domani veramente sì. Spero di riuscire a organizzare una volta un incontro con un esperto di didattica, perché credo che siano argomenti interessanti e forse anche non tutto, non del Essere professore, tutto, diciamo, non ascolta. appannaggio di molti, eh? Non appannaggio di molti. Francesco, grazie. Io vi ricordo soltanto l'ultimissima cosa, che il tuo romanzo appunto è disponibile sui Cortari Online ed è stato pubblicato da Placebook, che appartiene alla famiglia di Pedrazzi Editore, quindi nel caso lo potete trovare. Ricordo, visto che io lo dico sempre questo, ecco infatti lo vedi così, vediamo anche la copertina, io ricordo che anche questa casa editrice rientra nella famiglia delle case editrici non a pagamento, a Come è favore delle giusto che quali io sia. schiedo. Dall'inizio io dico questo, non faccio pubblicità a questo o a quello, assolutamente, dico soltanto che personalmente continuo a restare contrario all'editoria a pagamento e non sto dicendo né che sia una cosa illegale né che sia niente di tutto ciò, non mi sogno di farlo, io dico soltanto che per mia convinzione personale sono contrario a questa soluzione e ritengo che nessun autore debba pagare per Guarda, pubblicare. concordo con te, a parte il fatto che ci tengo a dire un'altra cosa, una persona che si approccia, quando una persona finisce magari di scrivere, si approccia a quello che è un editore, magari non sa nemmeno a cosa si stia affiancando, quindi magari alcune volte diciamo, si fa trasportare in un certo modo a quello che è il pagamento, credendo appunto che lui lo stia in un certo modo pubblicando e portando chissà dove, però. Pure io sono contro, diciamo, questo approccio, conoscendo, diciamo, il mondo dell'editoria nel piccolo, per quello che ti posso dire io, per quello che so. Guarda, non lo dico perché ho amici che fanno questo di mestiere, però dico, se dovete e se volete proprio investire soldi, investitelo in un buon editor professionale, aggiungo io, È perché vero. quello è un investimento azzeccato che vi permetterà anche di andare avanti, ma la pubblicazione a pagamento, mi dispiace, per me è una cosa che non è giusta, così la penso Per me io, questa è la mia penso che opinione sia uguale personale. pure Grazie Francesco, grazie a tutti e niente, come dico ormai spesso, arrivederci al prossimo libro. me. Noi ci sentiamo sui Tanto. social. Ma certamente sì. Grazie a Ciao Paolo. tutti, buona giornata, grazie Francesco, ciao.